very sad. She thought that this nightmare was over. At the same time, she was ready because the outcome of yesterday's discussion, being so long and so detailed, would, in my opinion, would envisage really an harassment, a further harassment against this girl, in order to keep her in the scenario of this murder. At the same time, she's ready. We went through all this before. We are strong enough. We are going to fight again. She's ready to fight. And so we look forward to read the motivation first, to decide which strategy. No, Amanda is not coming for the moment. She doesn't need to come back because there's no decision on this. She's a free citizen, but she will follow the case for sure. Le tracce, lo dicono tutti i rilievi della scientifica, c'erano più persone in quella casa. La corte in primo grado ha detto che erano Sollecito e Knox, così non ha detto invece la corte di appello. Vediamo, ripeto, l'importante è che tutto sia frutto di una riflessione profonda, qualunque sia la decisione, cosa che non è stata in corte d'appello a Perugia. Noi combattiamo contro il tempo. Combattiamo contro il tempo perché voi considerate che cosa significa per due giovani che stavano per avviarsi alla vita vivere questa altalena non solo di emozioni, ma altalena di situazioni processuali e quindi di condizioni di vita. Cercheremo di chiedere al più presto che si faccia questo processo. Io vi dico con estrema chiarezza che sono estremamente fiduciosa perché lo ero sin dall'inizio. Non vedo in questa sentenza un ostacolo ad una conferma dell'assoluzione. Il processo, come sapete, è un processo estremamente ampio. Credo però che quando viene valutato nel merito c'è più possibilità di approfondire alcune cose, alcune anomalie, alcune cose che ho denunziato in aula. Io faccio parte di quelli che dicono la giustizia va rispettata sia quando ti dà ragione sia quando ti dà torto, quindi non mi sentirete né urlare né sbraitare. Ma soprattutto credo che la parte che più mi colpisce è la lunghezza. Avvocato, mi scusi, per la Reuters brevemente. La sua battaglia continua dal mio punto di vista, non ho sentito Amanda, glielo comunicherò dopo. Fino a ieri Amanda? Scusiamoci ragazzi, però. Fino a ieri aspettava, adesso non abbiamo, io non l'ho chiamata. La battaglia continua, quello che possiamo dire è questo, la lettura delle motivazioni è indispensabile, siamo pronti a ripartire muovendo dalle critiche che ci sono state mosse dalla Cassazione. Avvocato, l'innocenza di Amanda è un punto fermo e irrinunciabile, da quello ripartiremo. Avvocato.